Oggi io rappresenterò gli studenti e sarò il portavoce dei rappresentanti degli studenti. Noi rappresentanti non siamo uno, non sono io, ma siamo quattro per ogni dipartimento e quindi oggi parlo anche a nome loro. Alcuni sono qui in sala, li vedo, li saluto, altri invece so che sono in Erasmus, beati loro, altri invece sono già usciti dalla civica da poco, si sono già diplomati e stanno già lavorando a quello che mi hanno raccontato. Allora, noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi per cercare un po' di darvi il benvenuto a voi nuovi iscritti, visto che siete qui per questa occasione. E noi non possiamo portare dati, non possiamo portare chissà cosa, quali statistiche, perché noi siamo studenti. Quindi abbiamo pensato di portarvi la nostra testimonianza individuale, in questo caso la mia. Probabilmente vi starete chiedendo cosa significa studiare la civica. Vi siete appena iscritti, quindi una domanda ve la sarete fatta. Allora, questa domanda ve la sono fatta anch'io 3 anni fa, quando ero un po' in difficoltà, perché mi ero laureato da poco. E insomma, non sapevo bene come orientarmi per trovare lavoro perché volevo lavorare nel campo dell'audiovisivo. E un amico mi ha detto: ma scusa, ma se vuoi fare cinema nella vita, o vai a Roma o vai alla Civica di Milano. Bravo, quell'amico lì, Lui ha fatto la Civica, ha fatto la Civica, quindi era molto a conoscenza di come funzionava dentro. E mi ha detto: vai a fare la Civica. Quindi io mi sono iscritto, ho passato il test, sono entrato e io la conoscevo già la Civica per fama, per prestigio, perché altre persone me ne avevano parlato bene. Quindi sapevo che all'interno delle scuole civiche c'erano comprese sì la Visconti, ma anche la Grassi, la Spinelli e la Vado. Però mi domandavo, ma io sono una matricola, cosa c'entrano esattamente queste 4 scuole tra di loro? Una fa cinema, una teatro, una musica, quindi boh. Però durante il primo anno l'ho capito. Ho capito che siamo tutti parte di una rete, quindi anche se i nostri campi sono diversi, guardiamo tutti nella stessa direzione. C'è detto prima che le 4 scuole rilasciano un diploma o AFAM o equipollente a un titolo di laurea e questo certifica la solidità della formazione delle scuole civiche di Milano. In più alcuni docenti insegnano in più di una scuola, il caso del professor Massimo Mariani che vedo qui presente, e a me ha molto colpito durante il mio primo anno sapere e vedere poi durante le lezioni di educazione al suono per l'immagine che alcuni suoi studenti dell'Abbado venivano a fare lezioni da noi a spiegarci come analizzare le colonne sonore dei film. Questo mi ha fatto scoprire quanto sia virtuoso il contatto tra i vari studenti. Il contatto tra i vari studenti è anche la prova di quanto sia ricco il discorso della scuola civica. Io non so se Filippo, l'altro rappresentante di musica, è qui in sala, se c'è, gli chiedo di alzare la mano. Ecco, saluto Filippo. Filippo ha fatto la colonna sonora di uno dei film del terzo anno in civica, perché da noi l'Abbado, con cui collaboriamo in modo molto stretto, spesso compone le musiche per i corti di diploma del terzo anno. Lui ha composto la colonna sonora di un corto montato da Elisa, un altro rappresentante che oggi non è più con noi. Comunque, io credo che il vostro dubbio riguardo a cosa c'entrano esattamente 4 scuole l'una con l'altra sia relativo al fatto che le sedi sono separate. Quindi, più delle volte, alcuni studenti noi non riusciamo a incontrarci, non abbiamo modalità di incontrarci. Durante questo intervento è stato fuori il discorso di fare un Politecnico delle Arti. E io credo che la vicinanza tra le varie sedi possa essere una soluzione per favorire le sinergie e favorire gli incontri tra gli studenti di vari indirizzi. Detto questo, la forza della civica non si ferma soltanto al percorso formativo che farete dentro, ma proseguirà anche fuori, perché molte persone che conoscerete civica diventeranno vostre amiche, ma nell'immediato futuro potranno trasformarsi in soci o colleghi. Ad esempio, una ragazza che conosco che si è diplomata in montaggio, ho saputo che ha aperto una startup con i suoi ex compagni di civica. Ed è soltanto il primo caso che ho sentito, quindi credo che sia la dimostrazione di quanto sia solida la nostra formazione. In più, tra l'altro, quest'estate ho fatto uno stage a Torino con un montatore che stimo molto e sentivo che durante una pausa parlava con il regista del film che stava montando e gli diceva: sai, da me passano tanti stagisti. Però quelli della Civica Visconti li riconosci subito perché hanno tutti un'altra attitudine, un'altra voglia di fare. E io ovviamente mi sono molto gasato. Mi è venuto in mente poco fa anche il discorso che ci ha fatto Laura Zagordi, la nostra direttrice, al discorso inaugurale del terzo anno, ovvero domandatevi chi eravate prima di entrare in Civica e domandatevi chi siete adesso, come siete cambiati, come sono mutate le vostre aspirazioni, i vostri obiettivi stando in queste scuole. Ecco, io prima di entrare in civica ero molto più timido di adesso, ero molto meno bravo a parlare in pubblico, quindi scusatemi. Però stare qui mi ha spronato a imparare cose, mi ha spronato a fare cose che altrove non avrei fatto e ho imparato cose che in altre realtà sicuramente non avrei mai imparato. Ecco, la civica, lo dimostro, cambia le persone e sono sicuro che cambierà anche voi. Grazie mille e benvenuti.